Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shippuden 5 e oggi dobbiamo continuare la trama. La volta scorsa abbiamo fatto dei reclutamenti qui e lì. Io sono andato a salvare ovviamente la locanda. Abbiamo anche reclutato il nostro sosia ufficiale, ovvero Roy, con la banda dei suoi amichetti che per l'appunto stavano infangando per colpa di Uran Burrows il nostro nome. Oggi invece finalmente continuiamo la trama. Per andare avanti con la trama bisogna però prima andare a riposarsi, quindi prima vediamo se c'è qualche lettera. Pubblicità: il negozio di corazze numero 0 di Monsen oggi è aperto. Vieni nel nostro negozio a dare un'occhiata e porti i tuoi amici. Una caverna? Non sapevo niente della caverna dove sono andati Su Altezza e Jin. Ora mi vergogno di tutte quelle arie sul creare la mappa di falena più precisa di tutti i tempi. Il concorrente del round 1, gioco 6. Quel giovane spadaccino era il maestro di spada della brigata di mercenari Lindwurm. Sorprendente. Lettore avido, possedeva molti libri antichi di valore, ma sono andati tutti perduti durante l'incidente. Ritrovarne anche solo qualcuno farebbe la felicità di Alzared. Che peccato. Una casella dei commenti, eh? Se Sua Altezza vuole i miei commenti, sono tutti sul giornale. Josephine. La sua sensibilità è ben oltre la mia capacità di giudizio, quindi non ho niente da dire. La mia ex guardia del corpo. Non voglio discutere della tua decisione, ma la tua guardia del corpo non è degna delle persone che protegge. E poi mangia come un maiale. Ovviamente stessa parlando di Nikea. Lo stimatore d'arte. Solo i mediocri si abbasserebbero a mettere un prezzo su un'opera d'arte. Mi ha fregato nel peggiore dei modi dalla prima volta che ci siamo visti al villaggio di Hod. Ora dobbiamo parlare. Killey. È andato in quelle rovine e poi è scomparso. Ma cosa ha in mente? Killey avremo modo di poterlo vedere. E soprattutto reclutare anche, ovviamente. Anche perché ci saranno diversi reclutamenti che dovremo fare. Allora, il negozio di armature. Io sono curioso di vedere. Sono curioso di vedere se ha qualcosa di interessante. Perché vedete, lui ha praticamente tutte. A parte che possiamo equipaggiare poi tutto quello che ci interessa, ma come potete notare ha veramente tanta roba. Casco completo, elmo d'acciaio. Vedete, ha praticamente tanta roba. Pelle di tuono, pelle fluida, però costano un botto di robe. Guscio di corruzione, questo non lo possiamo utilizzare. Cappa del santo, madonna. Feilon 116. Polsini di cuoio. Bracciali d'oro. Magia più 5. Guanti di seta. Questi vanno comprati. Mantello di pelle, sciarpa gialla. Vedete, qui abbiamo comunque un bel quantitativo di oggetti. Adesso se uno si volesse mettere a farmare e poi potenziare i personaggi, potrebbe tranquillamente farlo. Il farming di Poch, probabilmente la zona migliore sono i 6 soldati di Lunas, forse al momento, ma bisognerebbe vedere. Comunque, principe, state andando a letto? Yes, baby. Ok, sogni d'oro. Questa ovviamente è la classica frase per chi magari entra per sbaglio e vuole andare ancora a reclutare in giro, perché ovviamente noi abbiamo fatto diversi reclutamenti, ma noi li abbiamo già fatti, quindi possiamo tornare indietro. Cioè possiamo andare a dormire, ecco. Principe, scusate se vi disturbo nel bel mezzo della notte. Vi prego, venite presto, il cielo è completamente rosso a sud. Oh oh. A sud chi c'è? That's where Beaver lodges. Prince. Esatto. Ci stanno i castori a sud.
Allora, scendiamo. Sì, andiamo di qua. Oddio, potremmo anche andare dall'altro lato, sinceramente, però vabbè. Ma il castello è già aumentato di livello? Vediamo. No, ancora no. Perché poi l'acqua si abbasserà, ovviamente. Ma siamo soltanto noi due, eh? Oh oh. Ma vorrei cambiare il team, forse. Magari. Aspetta, devo provare ora a tornare un attimo indietro e vedere se posso formare il party, perché qui sinceramente andare da soli no, perché ci saranno scontri casuali e ci saranno tante altre robe. Sì, ok. Allora, ci portiamo. Chi ci portiamo? Allora, io direi Alzred ce lo portiamo, che come mago non è male. Poi ovviamente ci portiamo Zerase, easy. E come DPS in realtà potrei portarmi anche Zekai adesso, che è già al 31 e quindi lo possiamo far aumentare. E poi me ne serve un altro, che però in questo caso sia magico. Quindi Silas, no, Silas è cresciuto abbastanza in realtà. Tra l'altro Nichea al 41 la recluti, non me lo ricordavo, pensavo fosse un po' più bassa in realtà. E oddio, non lo so, ci sarebbe, no vabbè, Kyle è già cresciuto abbastanza, Jhin al 35, volevo qualcuno da livellare un po' sinceramente, però qualcuno di buono, cioè questi sono completamente scarsi proprio, scarsi in culo. Non lo so, sapete, che sempre gli stessi. Vabbè, portiamoci, no, Feilon neanche. Dai, portiamoci Jhin. E poi qui al solito io direi di portarmi i classici. Dongo per potermi forgiare le armi anche da lontano, non è male. Egbert per trovapoce. E poi, dov'è? Cedi. Eccolo qua. Tra l'altro ci sarebbe anche da portare come supporto Murad o Marina, perché una cura durante il combattimento e, uno cura mentre camminiamo. Quindi in realtà potrebbe essere figo anche così. E allora, riposizione, che ci vuole così. Ecco qua, mettiamo le waifu tutte e due dietro. Vedete qui è scriptato ovviamente l'evento perché dobbiamo andare necessariamente al villaggio dei castori. Questo è proprio per trama. Oh no, mi ha portato al sentiero montano. Allora, io volevo vedere se con Zekai. Ah, saggio runico mi permette di mettere le rune. Oddio, non me la ricordavo sta cosa. Ecco qua, forgiare. Zekai, esatto, perché Zekai allarma all'1, quindi. Così almeno la possiamo forgiare un secondo. Perdiamo un po' di tempo, però tocca, perché Zekai è il DPS, quindi è uno dei DPS. Spendiamo tutti i soldi. Sì, li spendo tutti. Lo porto all'8, al 10, fino a dove riesco. Mi sa al 9 forse. Sì. Ok, ce ne possiamo andare. Tra l'altro non mi ha portato proprio al villaggio dei castori. Cioè dal castello capace ci arrivavo prima. Poi tra l'altro abbiamo la runa che ci fa evitare gli incontri più deboli, quindi questo è ottimo.
Bellissima sta host. E si chiama tra l'altro Anatak, per chi magari non lo sapesse. Che è successo qua? È stato Godwin a ordinarlo? Principe, attento. Guardate chi c'è. Eh sì, i membri dell'occulto. Allora, tu runa cosa avevi? Runa di collera, recupera il 50% di PS persi, causa ira. Carino. Noi qui facciamo difensore estremo. Noi qui possiamo andare abbastanza easy in realtà. Lui è più veloce. Lui è equipaggiamento Zegai, non ha un Kaiser, quindi giustamente prenderà le scoppole. Here we go. Prince. Però i danni che faccio io sono molto più alti. Sfera impazzita? Oddio. Aspetta, è quella che penso io? Non è possibile, non capisco. Ma perché avrebbero... Principe, siete voi? Ah sì, qui arriva Marron. Sì, siete voi, e Leon. Oh, sono così lieto che siate qui. Marron, stai bene? Il villaggio era in fiamme quando mi sono svegliato. Non riesco a crederci. Come è potuto accadere? Chi ha fatto una cosa del genere? Questa è opera di Lord Godwin, la porta dell'occulto, i suoi assassini. La porta dell'occulto? Ma perché avrebbero fatto una cosa del genere al villaggio dei castori? Per l'aiuto di Raftfleet. Principe, sono preoccupato per Fualu Fualu. Vado a controllare. Voi e Marron andate, trovate un posto sicuro dove... Non guardatemi così, ce ne potrebbero essere altri in giro, siete in pericolo, dovete andarvene. Ma che dici? Noi non andiamo da nessuna parte. E poi se davvero ce ne sono altri in giro, meglio stare insieme. Ok, va bene. Ma quegli assassini sono letali, molto letali. State in guardia. Questo per dirci che comunque ci saranno gli incontri casuali dentro il villaggio. Ok, Marron è entrato in squadra e noi lo mettiamo qua, nel convoglio. Ok, detto questo, io volevo vedere un secondo se la runa impazzita era quella che penso io, perché non me lo ricordo se è quella. Effetto Berserk, danni per due, comandi non risponde. Ah, infatti, ok. Oddio, potrei metterla a Zegai in realtà, eh. Quasi quasi la potrei mettere a Zegai. Però no. Niente, pensavo fosse un'altra, sinceramente. Sinceramente pensavo fosse un altro. Va bene, a questo punto dobbiamo raggiungere Fualu Fualu. Qui gli incontri li lascio perché sono di trama. Quindi non li skippo perché questi sono combattimenti di trama, quindi... lui è più veloce. Pazzesco, è più veloce di tutti. Persino di Zerase, che come velocità è ottimo. Come stats devo aumentare la velocità. La tecnica mi può servire fino a un certo punto. Qui la cosa che mi serve principalmente è la velocità, per poter attaccare prima e one shottare. Ok, qua dovrebbe esserci una boss fight, se mi ricordo bene. Sì. Patriarca, stai bene, patriarca. Marron, Lady Leon, Sua Altezza il Principe. Mica fute. Chi sei? Stai lontano dal patriarca. No, Marron, prendi Sua Altezza e uscite di qui finché potete. Dunque ci incontriamo di nuovo, Mismar. Ti ho detto di non chiamarmi più in quel modo. Bene, forse preferisci chiamarmi Dolph? Perché? Perché hai fatto tutto questo? Solo perché i castori ci hanno aiutato? Lord Godwin è un pazzo come te.
Oh, non è questo. È solo che Sua Eccellenza e Giselle ritengono che Falene non abbia più bisogno dei castori. Non abbia più bisogno di noi? Quando genti e civiltà diverse si scontrano, la nazione ne soffre, e la vostra è la più abietta alle civiltà. Solo un genocidio totale può risolvere il problema. Sua Eccellenza vuole che Falena appartenga alla gente di Falena. Sei pazzo, Godwin è pazzo. Questa è casa nostra, noi viviamo qui. Che strano, pensavo che voi castori avreste trovato corretto il ragionamento di Sua Eccellenza. Ovviamente no, tu sei un folle. Davvero? Allora perché voi castori vivete qui, tra solo la vostra specie, evitando ogni contatto con noi? Non puoi paragonare... E perché voi pensate di non avere bisogno degli umani, vero? No, non è vero. Non abbiamo mai cercato di uccidere gli umani, vogliamo solo vivere in pace. Anche Sua Eccellenza. E domani avrà questa pace, non rimarrà più alcun castoro in Falena. Non ti permetterò di fare una cosa del genere, non ti lascerò uccidere i castori davanti ai miei occhi. Hai scordato la nostra battaglia al Palazzo del Sole? Non puoi battermi. Nemmeno tu, principe. Boss fight. 6 contro 1, tra l'altro. Qui, ragazzi, dobbiamo sfoggiare la nostra ira più potente. Lui, vedete, attacca molto più frequentemente Leon. Here we go! Prince! Ecco, già è mezzo morto. Boh. Posto. Not bad, huh? Tattica 2 fendenti e pezzo resurrezione. Beh, pezzo resurrezione me lo porto. Madonna, qui tutti questi set li dovrei togliere. Ecco, sì, tolgo questo. Tattica 2 fendenti è un oggetto importante, quindi... Patriarca, stai bene? Credo di sì. Attenzione! Questo tipo è una specie di mostro. Sei perfino più potente di me. Che spreco. Non è uno spreco, ho dedicato la mia vita a proteggere il principe. Dove è andato? Ah. Che spavento. Gli umani non mi fanno più paura, ma quello là... Sono fiero di te, Marron. Se non c'eri tu, chissà cosa mi sarebbe successo. O cosa sarebbe successo ai castori. Ma non abbiamo ancora finito. Dobbiamo aiutare le donne e i bambini a scappare. Dobbiamo spegnere gli incendi. Senz'altro. Vi aiuteremo anche noi. Grazie. Voi umani avete fatto già così tanto per noi. Principe, Marron! Dove siete? State bene? Urlate se mi sentite. Quella voce viene da fuori. Oh cacchio. Vabbè, possiamo togliere Dongo adesso. Tanto ha già forgiato le armi che mi interessavano, quindi va bene. Eccoli. Oh, eccovi qua. Toma, sei venuto anche tu a dare una mano. È ovvio, pensi che avrei lasciato bruciare il tuo villaggio? Dal castello di Alba deve venire chiunque sia in grado di dare una mano. Dobbiamo spegnere l'incendio. Ma tu sei di Lord Lake, perché vorresti aiutarci? Ma che dici? I castori hanno aiutato Lord Lake, quindi noi aiuteremo i castori. E noi lo sappiamo bene cosa vuol dire vedere la propria città natale ridotta in rovina. Grazie, grazie mille. Non devi ringraziarci, adesso mettiamoci al lavoro. Ok, e qui abbiamo risolto, diciamo, la situazione, tra virgolette. Beh, per fortuna i danni non sono stati peggiori, e per fortuna siamo ancora vivi. Chi ha fatto tutto questo? Sapevo che non dovevamo immischiarci nelle dispute degli umani. Già, il motivo di questo disastro è che abbiamo lavorato con gli umani. No. Non capite?
Il vero motivo è che abbiamo voluto isolarci, ignorando il mondo esterno. È vero. L'ho sentito con le mie orecchie pelose. I Godwin vogliono sterminare i castori. Sterminarci? Prestate attenzione, castori. Non possiamo più ignorare le dispute degli uomini. Abbiamo solo 3 scelte. Aspettare di essere sterminati, fuggire altrove o combattere. Io combatterò al fianco del principe e di Toma. Loro ci hanno aiutato, anche se noi siamo sempre scappati di fronte al pericolo. Ci hanno aiutato anche dopo che avevamo costruito quella maledetta fortezza. Ora tocca a noi aiutarli. Dobbiamo smettere di scappare. Lui ha ragione. Già, se vogliamo restare nel villaggio dei castori dobbiamo opporci. Uniamoci a loro, uniamoci agli umani. Altezza, avete spazio nel vostro castello per un gruppo di nuovi alleati pelosi? Certo. Stai scherzando? Saremo lietissimi di avervi con noi. Grazie infinite. Da ora i castori sono ufficialmente alleati di Sua Altezza il Principe. Grida di esultanza dei castori. E qui abbiamo reclutato ufficialmente Fualu Fualu e Marron, che loro sono reclutamenti di storia, ovviamente. Oh cacchio. Allora, mettiamo Gosh e Toma. Ok. E adesso praticamente possiamo tornare indietro. Ora abbiamo ufficialmente finito. Quindi i castori finalmente si sono alleati. Porca miseria. I castori finalmente si sono alleati con noi. Quindi noi l'avevamo chiesto prima, la prima volta, la seconda volta. E loro avevano detto che non si volevano mischiare negli affari degli umani. Ora invece la situazione vuole che i Godwin qui hanno giocato a nostro favore, perché per l'appunto hanno permesso ai castori successivamente di ribellarsi e quindi dare manforte a noi. Ora Murad, che sarebbe il medico questo qui, se non l'avessimo reclutato all'Elkar sarebbe spuntato al villaggio dei castori. Quindi se non l'avevate reclutato, dopo la scena che si vedrà adesso nella sala della guerra, avreste potuto reclutare Murad lì al villaggio dei castori. Quindi se non l'avete fatto potete farlo. Ah, Vostra Altezza, sono lietissimo di vedervi sano e salvo, lietissimo. In che condizioni è il villaggio dei castori? Ancora in piedi? Che succede? Perché sono tutti in piedi così presto? Beh, vedi, Rainwall è caduta stamattina presto. Oh no! La flotta del generale Luger e le forze del generale Novum hanno sferrato un attacco a sorpresa a mezzanotte. A quanto pare Rainwall è riuscita a malapena a opporre resistenza. È stata una resa senza spargimenti di sangue. Non posso crederci, Rainwall. Forse l'attacco al villaggio dei castori era una diversione per distrarci. Questa era senz'altro una delle loro intenzioni, ma anche senza quella diversione sarebbe stato troppo tardi. Rainwall è sempre stata la città di Lord Burrows e non è mai stata realmente dalla parte del principe. Siamo stati sempre allerta, ma non potevamo permetterci di difendere ostinatamente quella città. E poi non avevamo abbastanza truppe da lasciare lì come guarnigione permanente. Però non possiamo lasciare che Godwin si impadronisca senza combattere, giusto? Che ne dite, principe? E qui, ragazzi, andiamo a liberare Rainwall. No, Vostra Altezza, aspettate. Luserina. Le innumerevoli nefandezze compiute dai Burrows hanno scatenato l'ira della gente di Rainwall. Si potrebbe dire che ci odiano più dei Godwin. Anche se mandiamo delle truppe a Rainwall, temo fortemente che la gente non appoggi la nostra causa. Il sangue dei nostri proti soldati non deve essere versato per aiutare un alleato incerto. Sono d'accordo. Abbiamo troppo da perdere se tentiamo di far ritirare i Godwin da Rainwall. Certo, non posso non sentirmi in colpa per non alzare nemmeno un dito per aiutare Rainwall. Luserina, va tutto bene, capisco. Qui giustamente ogni risposta sarebbe stata in un qualche modo stoppata, cioè non potevamo salvare comunque Rainwall. Rainwall has been occupied? Yes. E
And so what if it has? That hardly has anything to do with me. Whenever you come to see her, you put the princess in a foul mood, so stop coming here with your bad news. Yes, well, I knew how crazy Yurumbaros was about the princess, so I thought she might be interested to know, that's all. You thought wrong. To be honest, I'm not at all very fond of him. But he would have been a million times better than you. You wound me, Your Highness. You know, I wish I could tell you what Yurum did to the prince in Sable. To brother? What did Yurum do to my brother? Well, why don't you ask Yurum yourself? I'm inviting him to your coronation ceremony. What did you say? Coronation ceremony? Yes. The period of mourning for the late queen is almost over. The time has come for the new queen to be crowned. We, your loyal subjects, have all been eagerly awaiting. No way! I won't do it! Oh? Yes, that's right! I refuse to be your puppet queen! How upsetting. Everyone is so looking forward to the princess's coronation, but the princess is being difficult. You wouldn't want Miyake's or any of your attendants to experience pain because of your selfishness, now would you? No, you wouldn't dare! Or would I? You are the most despicable! Princess, we wouldn't care what happened to us as long Don't as you- Don't be ridiculous, Miyake's! I can't just sit back and let you be killed. I'll just have to go through with it. But Princess! It's fine! Ever since the day I was born, I was destined to be Queen of Phalaena. I never thought it'd be under these kind of circumstances. But this is my destiny. Princess. Well, I'm certainly glad to see you've come around. I'll invite ambassadors from the surrounding nations as well. It'll be quite momentous. I assure you. Ah, e quindi sì, ragazzi, siamo quasi pronti all'incoronazione di Limsleia. Ok, a questo punto abbiamo delle cose da fare prima di andare avanti. Dobbiamo andare ad Estrise. Quindi una volta passate queste scene, dobbiamo andare soltanto con loro due nel party, senza nessun altro. Dove desideri andare? Dobbiamo andare ad Estrise e dobbiamo andare vicino al laboratorio di Babbage, perché dovrebbe scattare una scena particolare. Ecco qua. Benvenuto. Che abbiamo qui? Un bambino? Questo sarà un gioco da ragazzi. Fantastico, non c'è niente di meglio che guadagnare dei soldi facili. Mi dispiace, piccolino, ci hanno offerto un sacco di soldi per la tua testa, possibilmente non intera. Di te non so niente, ma so che però hai un nemico ricco e potente. Arrenditi, la fortuna ti ha girato le spalle. Aspettate un attimo. Ecco qua. I miei personaggi preferiti. Ma non vi vergognate a prendervela con un bambino, grandi e grossi come siete. Ma cosa? Acci picchia che sventola, tu sì che sai come vestirti, pupa. Guarda che gambe, Muore dalla voglia. Chi se ne importa del bambino, divertiamoci un po' con la sventolona. Che razza di zoticoni che siete. Cosa? E tu chi sei? Che ti prende, Mattias? Questi stupidi bruti hanno osato insultare Lady Isabel. Mi piacerebbe dar loro la lezione che meritano e buttare poi a mare le loro luride carcasse. Con calma, questi sono i primi malvagi che ci capita di incontrare in questo paese. Fammi ucciderli. Fammeli uccidere. Ai suoi ordini.
Che significa tutto questo? State decidendo a quale gioco volete giocare con noi? Che c'è da decidere? Siete dei malvagi! No? Tutto in voi è malvagio, il vostro cuore è malvagio, le vostre parole sono malvagie, i vostri visi sono malvagi. Ehi, ma questo offende, è una mia impressione. La vostra malvagità verrà stroncata dalla mia spada. Sì, a questa ragazza piacciono le maniere forti. Non che la cosa mi dispiaccia, se le piacciono le maniere forti siano. Wow, questa ragazza combatte come una tigre. Bah, non vale neanche la pena di sporcarsi le mani con gentaglia come voi. Mi sento quasi come se fossi io la prepotente qui. Un malvagio debole e solo un povero stolto. Lasci che mi occupi io di loro, Lady Isabel. Mi sbarazzerò di questi rifiuti umani buttandoli a mare. Ick! Aiuto, salvatemi! Che spettacolo indecoroso. Giovanotto, stai bene, sì? Chiedo scusa per l'invadenza. Basta guardare la posizione che hai assunto per capire che non sei certo un pivellino. Sono certa che te la saresti cavata egregiamente, ma combattere il male è la mia missione. Scusa l'interferenza. Perdonami, ti prego. Andiamo, Mathias. Ai suoi ordini. Questa terra trabocca di male. In quanto seguaci dello spirito dei cavalieri di Maximilian, abbiamo molto lavoro da fare. Maximilian è una citazione a un altro personaggio che si incontrerà su Shikoden 2, che sarebbe Max. Fighissima sta roba. Tanto per cominciare mi occuperò di quel fellone di un principe che ha osato muovere guerra a sua sorella. Sì, mia signora. Ah. Quindi ce l'ha con me. Ok. Una volta fatto questo abbiamo sbloccato praticamente la quest di Isabel e Mathias, che tra l'altro Isabel è uno dei miei personaggi preferiti di Shikoden 5. Ok, a questo punto dobbiamo tornare indietro al castello e dobbiamo andare a parlare con Luserina e Boz, tutte e due. Eccoli là. Ah, altezza? Oh, un tempismo perfetto. Lord Boz. Sì? Principe Joe, niente, niente, non ci badi, la prego. Lady Luserina, perché stai cercando di nasconderlo? Beh, il fatto è che... devi parlarne al principe, la faccenda è seria. Sì. Il fatto è, altezza, che Lady Luserina ha ricevuto una lettera da Lord Yuram. Sono fuggito da una Rainwall occupata da Godwin e mi nascondo nel villaggio di Hod. Non le chiedo soccorso, ma delle informazioni vitali sulla strategia di Godwin. Informazioni che vorrei dare direttamente a lei, altezza. Vorrei che lei venisse a Hod. Con quanta meno gente al seguito possibile, ovviamente. Ha scritto così. Che ne pensa, altezza? Beh, suppongo che abbia ragione. Ovviamente. Mio fratello, Yuram Burroughs, è corrotto fino al midollo. La lettera è sicuramente una trappola. La prego, altezza, non si faccia abbindolare delle bugie di mio fratello. Altezza, la scongiuro. Ecco, vedete? Perché praticamente mi ha dato il suggerimento di andare lì con meno gente possibile. Infatti, ora... metterò soltanto altri due personaggi, forse. Anzi, ne metto soltanto uno. Preferisco metterne soltanto una, che è Zerase. Semplicemente perché almeno lei può fare le magie AOE. Tutto qua. Altezza? Dove va con un seguito così esiguo? Non dirà mica sul serio. Crede alla lettera di mio fratello e sta andando al villaggio di Hod? Ecco. La prego, non vada. Ha già dimenticato quello che mio fratello ha fatto a Sable. La prego, non vada, altezza. Ecco, vedete, questo è un segnale positivo del fatto che con questi personaggi noi possiamo andare lì. Vabbè, sì, però Zerase, ok, non la posso togliere da lì. Vabbè, andiamo. Quindi andiamo al villaggio di Hod.
Ecco qua. Oh, Altezza, grazie per essere venuto, mio principe. E allora, Joe? Quindi ora, almeno a quello che dici, saresti il capo dell'esercito di Avalanche. Forse potrei pure ingannare tutti, ma non il sole. Il sole che protegge Falena mi ha fatto incontrare quello che ti punirà. I seguaci dei famosi cavalieri di Maximilian. Isabel, Matthias, questo è il principe maligno di cui vi parlavo. Dategli il fatto suo. E quel ragazzo? Quindi sei tu il principe? Sei tu il cospiratore che ha fatto scoppiare una guerra civile per mettere le mani sulla corona di tua sorella? Sei tu che hai usato Lord Barrow, tuo sostenitore, per poi sbarazzartene senza scrupoli? Sei un vero malvagio. La mia spada ti darà una punizione che meriti. Preparati. O meglio, questo ti avrei detto se non avessi cambiato opinione. Ma cosa? Rilassati, non intendo attaccarti. Ma che significa tutto ciò? Lui è il principe maligno, perché non lo infilzi come merita? I cavalieri di Maximilian dovrebbero essere dei paladini della giustizia. Di che vai ci cianciando? Non ho mai detto di essere l'arbitro della giustizia. Anche noi siamo malvagi, sai? Eh? Punire il male non è giustizia. Al contrario. Come chiameresti se non male l'uccidere qualcuno per qualsivoglia causa? Ma cosa fai quando il lasciare che il male viva genera un male ancora più grande? E tanta pena e dolore in più? Consacri tutto te stesso, anima e corpo, alla distruzione del male più grande. Ecco cosa fai. Questo è lo spirito dei cavalieri di Maximilian. Tu, che con tanta leggerezza usi la parola giustizia, non hai alcuna idea di cosa sia davvero il nostro spirito. Forse non meriti di essere addirittura chiamato il male più grande. Non posso permettere che tu vada impunito. Ti punirò con questa mia spada. Aspetta, che mi dici delle vittime della casata dei Barrows, ingannate da questo principe maligno? Veramente pensavi che Lady Isabel avrebbe creduto a tutto quello che le hai detto senza porsi alcuna domanda? Ti sei macchiato di un orrendo crimine. Hai cospirato contro Lady Isabel, istigandola a commettere del male. Ora ti darò la lezione che meriti e butterò la tua carcassa in fondo al fiume. Molto bene, procedi pure. Ai suoi ordini. Venite tutti fuori. Eccoci. Che miserevole, prevedibile furfante che sei. Andiamo, ragazzo. Ecco perché servivano pochi membri nella squadra, perché si sarebbero uniti loro nel party. Eccoli qua. Allora, noi qui, allora, facciamo attacco normale. Tu fai una bella gran esplosione. Tu fai una bella pioggia di meteore. Questo, vabbè, sì, questa è la runa spada tuono. Loro fanno l'attacco uno solo, quindi va bene. Runa del tifone. Ottimo. Perfetto, shottati. Oddio, mega medicina non mi interessa. Lo inseguiamo? Lascialo andare. Ai suoi ordini. Mi dispiace per la brutta sorpresa, ragazzo. Sapevo che intenzioni aveva, ma volevo vedere tu che tipo eri. Perciò ho fatto finta di assecondarlo. Se ne avessi saputo di più sul tuo conto, avremmo potuto risparmiarci tutto ciò. E tu, invece? Stai lottando contro un male anche peggiore di quel perdente, no? Come mai sei caduto nella sua misera trappola? Devi fare più attenzione. Forse sarà il caso che ti tenga d'occhio, per il tuo stesso bene. Aspettavo che lo dicessi. Sono arrivata alla conclusione che il peggior male di questa terra è il tuo nemico, la casata dei Godwin. In altre parole, aiutare te è il modo migliore per onorare lo spirito dei cavalieri di Maximilian. Matthias, da oggi in poi io e te siamo membri dell'esercito di Avalanche. Ai suoi ordini.
Perfetto. Tra l'altro Mathias è molto forte dal punto di vista è molto forte dal punto di vista di attacco, cioè di difesa fisica in realtà. Ok, possiamo uscire. Porca miseria, ogni volta sti tasti che partono da soli. Ok, torniamo indietro. E andiamo a sbloccare la parte successiva di storia. Quindi andiamo alla sala della guerra. Ecco qua. Ah, il principe, proprio l'uomo che aspettavo. George, che c'è? Brutte notizie, purtroppo. Sembra che i Godwin stiano portando avanti la cerimonia di incoronazione di Lim. Cerimonia di incoronazione. La usano come se fosse un pupazzo. Beh, non glielo lascerò fare. Vi prego, Lady Silence, calmatevi. So come dovete sentirvi, ma la cerimonia si terrà solfalena. E allora? Vuol dire che non c'è niente che possiamo fare. Se potessimo, avremmo già riconquistato Solfalena e messo fine alla guerra. Il problema non è la cerimonia in sé. Il vero problema è che sono stati invitati molti dignitari stranieri. Saranno presenti emissari degli stati insulari, del ducato di Gaien e Nagarea. Hanno invitato perfino Armes. Vogliono che tutte le nazioni straniere riconoscano che Godwin sono i legittimi sovrani di Falena. Scommetto che stanno anche tramando per creare nuove alleanze ufficiali. L'alleanza tra Godwin e una fazione straniera, soprattutto la Federazione degli Stati Insulari, ci danneggerebbe. È vero, Ferid era degli Stati Insulari. Già, sarebbe terribile se tu dovessi combattere contro la sua patria. E allora tocca a voi, principe. Dobbiamo incontrare l'ambasciatore degli Stati Insulari prima che giunga a Falena. E credo che sia meglio se il principe stesso andasse per dimostrare le nostre buone intenzioni. Che ne dite, Vostra Altezza? Bene, contiamo su di voi, Vostra Altezza. L'ambasciatore degli Stati Insulari è l'ammiraglio Skald Egan. È un uomo buono e ragionevole. Se sarete onesto con lui, vi darà ascolto. E poi io verrò con voi. Davvero? Beh, ho passato un po' di tempo negli Stati Insulari in passato, so come muovermi. E poi non posso uscire davanti alla gente in questo paese. Sarà una buona occasione per rendersi utile. Porgi i miei saluti all'ammiraglio Egan, George. Come? Oh, niente, digli solo che lo saluto. Bene, Vostra Altezza, contiamo su di voi per fare buona impressione. Le navi che vanno da Falena agli Stati Insulari di solito si fermano all'isola di Nirva per rifornirsi. L'isola è a metà strada sulla rotta, quindi le navi si fermano normalmente dai 5 ai 7 giorni. Dovete entrare in contatto con l'ammiraglio Egan mentre la sua nave è ancora all'ancora, principe. Io preparerò la nave, non preoccupatevi. Venite a Estrise quando siete pronto, principe. Sistemeremo ogni cosa. Ok. Io metterò in azione Roy mentre siete via, quindi non abbiate fretta, Vostra Altezza. Fate con calma. Esatto, perché tecnicamente Roy è il sostituto, quindi in modo tale che quando non c'è il principe che è fuori, loro utilizzano Roy come fantoccio per far capire che in realtà il principe si trova qui a disposizione, quando poi non è così. Ok, a questo punto direi che per questo episodio abbiamo finito. Direi di andare a formare il party che utilizzeremo per questa missione. Tra l'altro c'è anche George finalmente in party con noi, che non lo utilizziamo praticamente da un botto di tempo.
E quindi cambiamo, sì, cambiamo i membri. Purtroppo Mattias lo dobbiamo togliere. E dobbiamo togliere purtroppo anche Isabel. Perché avremo George che sarà, madonna, a livello 43. Avremo George che sarà in prima linea come attaccante. Poi Leon e Joe dietro. E poi Zerase, Alzared e Jean dietro per il momento. Che so che è praticamente il mio team. Il mio team ideale per il momento. No, perché qua dobbiamo metterci Egbert. Assolutamente. E, oddio. Potrei portare anche Dongo per forgiare le armi mentre sono via. E... ok. E tu che fai, cedi? Ok. Questo sarà il mio party per il momento. Tra l'altro George, devo vedere se può equipaggiare, perché lui ancora ha tutto l'equipaggiamento di base praticamente. Ha praticamente ha praticamente tutto ciò che non... ok. Allora, negozio delle rune. Ah, ecco. Infatti, diciamo, ma perché non... allora... allora, dobbiamo unire i pezzi. Ecco, abbiamo Resurrezione, ottima come runa. E... un'altra runa del potere. E questa non è male. Ok, non credo di averne altre. Ok. Ok, carica. Mettiamo... la magia della resurrezione in realtà, oddio, potremmo darla a Jean, che non sarebbe male, o a Zerase, e che Zerase ha già quella della condanna, quindi resurrezione la mettiamo a Jean. E poi abbiamo la sfera del potere che la diamo anche a George. Ok, perfetto, ci siamo. Il fabbro non mi interessa. Andiamo un attimo al magazzino. Depositiamo tutte ste robe in più che non mi interessa. Che non mi interessa avere. E tanto questi non li utilizziamo. Queste le mettiamo nei bagni, però la metteremo poi. Il set finestre lo dovrei dare alla nana. Ora glielo do mentre sono fuori. Il set suoni ancora. Ecco, tutto il cibo, perché ancora lo chef non ce l'abbiamo. Ecco, i libri li dovrei dare ad Alzared. Però per ora li teniamo. Vabbè, sì, mettiamo tutto via, ho capito. Ok, boh. Perfetto. Abbiamo fatto tutto. Dovrei forgiare le armi di George. Ah sì, perché il primo dialogo giustamente è quando c'è la sostituzione. Perché George ancora ha le armi altre. Vabbè, Zerase Jean non mi interessa. Lui però dobbiamo portarlo su. Qui sarà il nostro DPS principale, quindi figuratevi. Ok, spendiamo tutti i soldi. Ok, abbiamo finito per ora. Livello 8 non è male.
Anche perché attacco 130, direi che ci sta. Tanto potremmo continuare a forgiare anche in giro per la mappa, perché Dongo per l'appunto me lo sto portando dietro, quindi non c'è problema da questo punto di vista. Ok, andiamo ad Estrise. E qui siamo pronti per andare avanti con la nostra storia. Però questo lo faremo la prossima volta. Sistemiamo anche la formazione, perché appunto Alzared al posto di George, Jean e Zerase dietro e loro due là. Ok, perfetto, ci siamo. Quindi io adesso salvo e poi continuerò a registrare, perché registrerò di continuo. Quindi grazie ancora a tutti per essere stati con me e alla prossima.